Proprio in questi giorni vi abbiamo riproposto le splendide e suggestive immagini ingiallite dal tempo del 1970 di com'era la festa della Madonna del Cavatore di Corfigliano. Una festa e un atto di fede di questa popolazione che risale lontano 1947 e che in quell'angolo aspro e bellissimo della Valle dell'Acqua Bianca suscita emozioni e sensazioni uniche. Del resto, come può essere diversamente in una terra di cavatori e che alle cave di marmo ha pagato e sta pagando, vedi incidente nei giorni scorsi, un tributo altissimo? Ebbene, in questo terribile 2020, anno horribilis della pandemia e del Covid, anche la festa della Madonna del Cavatore andrà in scena, come suol dirsi, in tono minore, decisamente minore. Attenendosi alle direttive legate alla sicurezza, il locale Comitato Paesano, che da decenni organizza la manifestazione ormai apprezzata e conosciuta in tutta la provincia, obtorto collo ha dovuto ridurre ed ancora ridurre gli eventi solitamente in programma. Cancellata, ed è la prima volta che ciò accade in 74 anni, tutta la parte del sabato sera, che prevedeva la discesa della Madonnina dal Bacolaio fino alla cappellina in località Segheria e il successivo spettacolo pirotecnico coi fuochi d'artificio e le montagne a fare da cornice in modo sontuoso. Tutto questo non ci sarà. La Bianca Effigie scenderà solo la domenica mattina per la Santa Messa e nel pomeriggio tornerà tra le montagne a proteggere i suoi cavatori.